Con questo video tutorial ci occupiamo dell'aggiornamento all'ultima versione di WordPress. Si tratta un po' di una simulazione perché in realtà il sito su cui sto lavorando è già aggiornato all'ultimissima versione che è la 3.2.2. Nel caso non le fosse, appare in bacheca l'avviso con l'informazione che è uscito l'ultimo aggiornamento. Qua siamo a posto, vedete, versione 3. 3, anzi, punto 2, che è quella corrente. La procedura comunque è sempre la stessa. Cosa bisogna fare? Bisogna dare avvio a una procedura che è automatica, no? Troverete un pulsante con su scritto aggiorna automaticamente, ma prima di questo occorre per cautela fare il backup sia dei file sia del database. Vediamo un po' come fare. Per quello che riguarda un buon metodo per fare il backup dei file, diciamo quelli che sono soggetti a cambiamento, ebbene noi possiamo utilizzare FileZilla, che è un software di trasferimento file FTP open source che quindi ci consente e ci guida facilmente nell'operazione. Clicchiamo su Google FileZilla, troviamo come prima voce e facciamo il download a seconda della nostra piattaforma. Una volta che è stato scaricato, lo installiamo e lo lanciamo. Andiamo a lanciarci, ecco, c'era già nella schermata precedente. Andiamo a lanciarcelo e ci troviamo di fronte, no, a un software che consente di gestire dei siti attraverso appunto il trasferimento del file. La cosa da fare è file, gestore siti e cliccare su un nuovo sito. A questo punto, chiamiamolo prova, dovete andare a inserire qua l'host, no? Che è una informazione che vi proviene dal vostro servizio di hosting, mettere tipo di accesso normale e mettere l'utente, nome utente, la password che vi è stata indicata al momento in cui voi avete appunto comprato lo spazio al servizio di hosting appropriato. Immaginiamo adesso di uscire da questo e di invece, ecco, annulliamo il passaggio e invece di avere già pronto, no, un sito con il suo host e il tipo di accesso già indicato e ci connettiamo. In questo caso mi connetto al mio spazio e vado a cercare magari una delle mie installazioni WordPress, ad esempio quella che si chiama Corso. Clicco sulla mia installazione e trovo qua nella cartella principale tutti i file di WordPress che lascio stare, ma quali sono i file che a me interessa trasferire come copie di backup, in modo in caso succedesse qualcosa di poter prontamente ripristinare la situazione. Ma sono quelli che sono all'interno della cartella wp-content e sono in particolare la cartella, direi, uploads e la cartella del tema. Poi tutto il resto poi può essere anche recuperato, no? Se uno vuole fare un servizio completo va anche a trasferirsi la cartella plugin. In che modo? Beh, sceglie una cartella del suo computer, poniamo sul desktop, crea cartella, la chiamiamo, non so, backup sito. Ok, backup sito l'ho chiamato. Poi vado a selezionarmi la cartella e non faccio che fare altro un trasferimento, no, da remoto al locale della cartella uploads, eventualmente della cartella plugin e adesso che ho fatto un pasticcio perché l'ho girato da un'altra parte, ecco, è andata a finire qua, la vado a rimettere al suo posto. Ecco, e poi la cartella del tema che voi state utilizzando, nel mio caso PAS 2011, probabilmente nel vostro uguale. Fatto questo, ecco che noi abbiamo trasferito tutti i nostri file da remoto a locale e possiamo chiudere FileZilla. Bene, proseguiamo adesso nella seconda parte del nostro lavoro, che è invece quello di fare il backup del database. Per fare questo ci occorre un plugin nuovo. Andiamo su plugin, aggiungi nuovo,
qui ce ne sono tanti di plugin che consentono di fare il backup del database. Tra questi, uno degli ultimi che uso si chiama Portable PHP My Admin. Adesso magari altri vostri colleghi che utilizzano WordPress ne usano altri, io ultimamente mi trovo bene con questo. Portable PHP My Admin, vedete che è anche abbastanza ben recensito. Installa ora. Siamo davvero sicuri di installare questo plugin? Sicuro. Vedete che anche in questo caso la procedura, come abbiamo visto già in altri casi, è automatico. L'attiviamo. Ed ecco che noi abbiamo, no, a disposizione un'altra voce nel nostro menu di amministrazione, Portable PMA. Clicchiamo su questa applicazione e vedete che io mi ritrovo qua ad avere la vista del mio database. Può darsi che in qualche installazione vi chieda di inserire dei dati, tipo i dati di amministrazione del database. In quel caso, procedura richiede qualche passaggio in più. E allora in questo caso voi non la potete fare perché si tratta di una, diciamo, tipo di installazione all'interno del vostro spazio. In questo caso fatemelo sapere, ci devo provvedere automaticamente io. Se trovate però una vista tipo questa, sinceramente non ricordo perché avevo fatto l'installazione tempo fa, come avviene poi il passaggio successivo, cioè di esportazione del database? Si deve andare a cliccare in corrispondenza di export. Accertatevi che tutte le vostre tabelle che iniziano con WP della vostra installazione WordPress siano selezionate e non fate altro che cliccare su Save as File, Go. A questo punto salvate il file e questo è il file SQL che contiene in realtà tutte le vostre tabelle. Una volta che avete fatto questo, se voi per caso qualche pasticcio, qualche problema che magari può sempre capitare, doveste andare a ricostruire la situazione precedente, non fate altro che ad esempio fare una nuova installazione, buttare via tutto e andare a rimettere via FTP quelli che sono i file che avete trasferito precedentemente, in particolare la cartella Apple, la cartella plugin e la cartella del tema. E poi andate a ricostruire tutte le tabelle del database con una, diciamo, operazione contraria, che sarà quella di importazione. Ovviamente questa non la potrete fare se non potete accedere al pannello di amministrazione, ma dovete farla sul pannello di amministrazione del database che vi fornisce il servizio di hosting. Detto questo, ho detto tutto, se non che un buon consiglio è quello di tenere aggiornato per motivi di sicurezza sia la versione di WordPress sia le ultime versioni dei vostri plugin, e una volta che però dovete aggiornare la versione di WordPress, dovete prima fare queste due operazioni preliminari. È buon, diciamo, è consiglio farle, anche se in tante mie installazioni e aggiornamenti non è mai capitato quasi mai nulla di strano.